unito a noi per aprire la postazione. Ora controlliamo la partenza della batteria numero 6. Dai, Kish, Cochrane, Park, Mellowly, Ruo, Matluti e Frolov. Il campione olimpico gareggia in corsia 4. Zona mista da Elisabetta Caporale. Un flash con Peter van der Kaj. It was important, Peter, to give a message to your competitors. Era importante dare un messaggio ai tuoi avversari. Well, I think it wasn't about sending a message as much as I just wanted to get in the finals, and hopefully that's when we'll do it. Thank you very much. Nessun messaggio, voglio solo stare in finale, e quindi questo è quello che dovevo fare. Faticato, ma bello convinto, deciso, idee chiare. 3.45 non è un tempo che fai passeggiando in un mattino di campionato del mondo. Chi è sceso in vasca adesso sa con precisione che per entrare in finale, se arriva nei primi due, ma anche terzo, notando sotto 3.46 in questa batteria, beh, non ci saranno problemi e inguaierà però in maniera netta il campione europeo Yannick Agnel. Mellowly, via, senza alcun dubbio al comando. Il punto di riferimento ben chiaro, preciso, è dunque il biologo Peter van der Kaj. C'è spazio per fare un flash e quindi aprire la postazione in vasca di riscaldamento con Domenico Fioravanti. Benvenuto anche a te, come vanno le cose lì con gli italiani soprattutto? Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati alla vasca di riscaldamento. Sono qui per cercare di carpire qualche informazione, qualche news da tutti questi atleti che sono qui oggi presenti. Infatti la vasca è veramente piena e credo che non mancheranno gli aneddoti. Tra poco torneremo da te, grazie per ora. Mentre in vasca Park, corsia 4, vede sfilare l'argento di Roma, Osama Mellowly. 200 in 1.51.97, 6 decimi di vantaggio su Ruo. Mellowly è l'unico che ha impostato la gara su ritmi adeguati. Park sa di avere un rush finale spaventoso a cui nessuno può rispondere, per cui ha permesso al tunisino di scappare via. Lui andrà alla ricerca probabilmente di una posizione, e attenzione anche a Ruo, il francese, anche egli capace di cambiare passo negli ultimi 100 metri in maniera netta. Mellowly, una stagione strepitosa per il tunisino. Mellowly anche della serie in questa batteria, non ci facciamo mancare nulla, guadagniamo un po' di vantaggio perché poi nel finale sappiamo come potrebbe andare a finire. Guadagniamo un po', guadagniamo tutto quello che è possibile. Ai 300 metri il suo parziale è 2.49.08, 8 decimi, quasi 9 di vantaggio su Ruo, e Park a 1.06 che comincia a risalire però. Sì, qua deve capire benissimo qual è la situazione. Arrivare terzo in questa batteria per il coreano con un crono superiore a quello di Agnel significherebbe guardare la finale dalla tribuna. Questo sicuramente non è l'obiettivo di Park, che è rientrato alla grandissima alle competizioni l'anno passato. Ha perso ancora qualcosa però, Luca, ha perso ancora qualcosa, ha perso un decimo da Mellowly, più o meno galleggia sullo stesso ritardo che aveva in precedenza Ruo, ed ora Park che comincia la sua risalita, cuffia bianca, quarta corsia dall'alto, è quasi un rush finale da 100 stile libero, sebbene il vantaggio di Mellowly in scioltezza non sia più colmabile dagli altri. Mellowly, Ruo, Park, controlliamo i tempi perché Mellowly chiude in 3.45.90, 3.46.20 per Ruo, Park 3.46.74. E beh, confronto immediato con la batteria precedente. E vediamo, ricordandovi che Peter van der Kaj fino a questo momento funge da miglior tempo di ingresso in finale, l'arrivo con il tocco sulla piastra di Mellowly. Il riepilogo, mentre collochiamo Park 2 centesimi dietro a Yannick Agnel, mentre si prepara anche Samuel Pizzetti, l'azzurro che sarà in gara in questa batteria. Sono 2 centesimi, potrebbe essere un regalo gigantesco che il coreano ha fatto al francese. Un Park in ogni caso non capace di un cambio di ritmo secco, deciso, straripante come in passato. Un Park che, se è in condizione, ha sottovalutato